Gesù serviva la gente, spiegava le cose perché la gente capissero bene, era al servizio della gente. Aveva un atteggiamento, diciamo, di servitore e questo dava autorità. Invece questi dottori della legge che la gente non si ascoltava, rispettava, ma non sentiva che avessero autorità su di loro, questi avevano una psicologia di principi. Noi siamo i maestri, i principi, e noi insegniamo voi, non servizio. Noi comandiamo, voi ubbidite. E Gesù mai si è fatto passare come un principe, sempre al servitore di tutti. E questo è quello che gli dava autorità. Erano staccati dalla gente, non erano vicini. Gesù era vicinissimo alla gente e questo dava autorità. Quelli staccati, questi dottori, avevano una psicologia clericalistica e insegnavano con un'autorità clericalistica, cioè il clericalismo. A me piace tanto quando leggo la vicinanza alla gente che aveva il beato Paolo VI nel numero 48 dell'Evangelii Nuntiandi. Si vede il cuore del pastore vicino, è lì l'autorità di quel papa, la vicinanza. Primo, servitore, di servizio, di umiltà. Il capo è quello che serve, capovolge tutto, è come un iceberg. Dall'iceberg si vede il vertice, invece Gesù capovolge e il popolo è su. È lui che comanda, è sotto e da sotto comanda. Invece questa gente non erano coerenti. La sua personalità era divisa, al punto che Gesù consiglia ai suoi discepoli: ma fate quello che vi dicono, ma non quello che fanno. Dicevano una cosa e facevano un'altra. Incoerenza, erano incoerenti. E l'aggettivo che tante volte Gesù gli dice loro è ipocrita. E si capisce che uno che si sente principe, che ha un atteggiamento di clerico, clericalistico, e che è un ipocrita, non ha autorità. Dirà le verità, ma senza autorità. Invece Gesù, che è umile, che è al servizio, che è vicino, che non disprezza la gente e che è coerente, ha autorità. E questa è l'autorità che sente il popolo di Dio.